che erano destinati a chi faceva della politica un mestiere. Questo per un senso di giustizia verso chi questi privilegi non aveva e invece vive e viveva le difficoltà economiche della vita di tutti i giorni, ma anche e soprattutto per un senso delle istituzioni, per restituire dignità al servizio in politica, affinché il ruolo di consigliere regionale o di parlamentare non fosse più appunto visto come privilegio o casta, ma come cittadini come gli altri che per un periodo si mettono a servizio della comunità. Per questo siamo partiti dalle nostre battaglie, dai privilegi più odiosi, quelle di indennità esagerate e quelli di trattamenti vitalizi fuori da ogni ragionevolezza. Oggi il percorso riguardo ai tagli dei privilegi della politica segna una tappa importante. La revisione effettuata a seguito del pressing imposto dal Movimento 5 Stelle, sia nazionale che regionale, è positiva perché finalmente si fa intanto un taglio su tutte le regioni, dove in effetti, come diceva il consigliere Pruccoli, esistono ed esistevano trattamenti molto diversificati. E fra questi la regione Emilia-Romagna, che grazie anche alle battaglie del Movimento 5 Stelle ha assunto da tempo una posizione che è effettivamente più virtuosa rispetto ad altre soluzioni. Seppure ci siano voluti anni per raggiungerla, e seppure siano i consiglieri di maggioranza e di opposizione che alla fine sono dovuti confluire sulla posizione proposta da tanto tempo dal Movimento 5 Stelle. Ricordiamo le battaglie della scorsa legislatura che portarono all'abolizione del vitalizio per gli attuali consiglieri in carica da questa legislatura. Siamo poi arrivati all'inizio di questa legislatura alla riduzione dei costi della politica, facendo recepire la battaglia del Movimento 5 Stelle, il fatto che un consigliere regionale non dovesse percepire più di 5.000 euro lordi, come avevamo detto in campagna elettorale e come noi avevamo e abbiamo sempre fatto. Sempre in questa legislatura poi arriva la nostra proposta di ricalcolare i vitalizi degli ex consiglieri col metodo contributivo, stabilire il divieto di cumulo e innalzare l'età di percepimento del vitalizio a quella di tutti i lavoratori. Siamo sempre stati, se ben inteso, non per una caccia alle streghe, come spesso anche qui ci avete ingiustamente accusato, ma di ristabilire, volevamo semplicemente ristabilire un principio di equità e di uguaglianza. Come dicevo prima, appunto, per ristabilire anche fiducia nelle istituzioni, fiducia che si era andata perdendo per tanti motivi, ma anche per questi privilegi abnormi accumulati negli anni. Poi farò qualche esempio. Alla nostra proposta il PD di questa regione si oppose dicendo che non era possibile il ricalcolo contributivo, mentre fra l'altro però in Parlamento Richetti presentava una proposta che appunto parlava di ricalcolo contributivo. Si arrivò così comunque nel 2017 ad introdurre almeno il contributo di solidarietà, una scelta che le regioni di intesa avevano già fatto parecchi anni prima, ma che la regione... Ancora molto brusio, per favore. Abbassati i toni. Grazie. Ma che la regione Emilia-Romagna non aveva mai voluto applicare, almeno quindi dal 2017 applicava il contributo di solidarietà, il divieto di cumulo e giustamente l'innalzamento dell'età di percepimento del vitalizio a quella di tutti i lavoratori pubblici, mitigato poi dal cosiddetto scalone, però intanto diciamo quell'obiettivo era raggiunto. Oggi finalmente, grazie al Movimento 5 Stelle e al governo del Paese, si realizza quanto promesso. A partire da quanto applicato già alla Camera e al Senato, passa il principio che il vitalizio vada ricalcolato col metodo contributivo e si costringono tutte le regioni ad adeguarsi a questo regime. La necessità adeguamento è appunto previsto nella legge di bilancio, che prevedeva in caso di inadempienza un taglio dei trasferimenti erariali, ovviamente non che andassero a colpire i cittadini, ma che colpissero i consiglieri regionali in carica e che quindi venivano richiamati alla loro responsabilità. La proposta di legge che oggi andiamo a discutere riprende quindi e l'obbligo della legge di bilancio, che poi è stato sancito in un'intesa il 3 aprile scorso con la conferenza Stato-Regioni e a sua volta dà attuazione poi all'intesa e agli ordini del giorno approvati nella conferenza dei presidenti delle assemblee legislative. Questa approvazione
comporta in tutte le regioni un risparmio che ad ogni legislatura è stato quantificato circa in 150 milioni di euro e concretizza quello che fino ad oggi era stato ritenuto impossibile. Quindi appunto noi abbiamo accolto con soddisfazione questo progetto di legge. E il progetto di legge, come detto, accoglie uno dei punti fondanti, cioè un calcolo del montante, visto appunto che si parla di sistema contributivo, e accoglie anche le clausole di salvaguardia proposte dalla conferenza dei presidenti, che sono introdotte per salvaguardare il criterio di ragionevolezza dei tagli che verranno applicati. Fatto salvo però, e questo fa parte dell'intesa, un risparmio che deve essere garantito da tutte le regioni. Su questa proposta, che poi è stata declinata in Regione Emilia-Romagna, in sede di commissione noi abbiamo rilevato tre criticità. Prima di tutto era quella dell'età. La proposta presentata dal consigliere Pruccoli ci riportava indietro rispetto a quanto conquistato nel 2017, cioè proponeva di riportare l'età di percepimento del vitalizio a 65 anni. Nella discussione che abbiamo avuto, fra l'altro anche qui riconosco una discussione comunque franca e aperta ma anche disponibile, abbiamo convenuto di salvaguardare quel risultato che avevamo già ottenuto, che è un risultato anche questo di equità, cioè di conformare l'età di percepimento del vitalizio a quella di tutti i dipendenti pubblici, quindi nella legge si ritrova questo riscontro, mitigata dal fatto che almeno fino si può anticipare di 5 anni, ovviamente i coefficienti che vengono applicati sono coefficienti che riducono comunque, visto che il montante è quello, l'indennità, che il vitalizio che verrà percepito. Quindi questa proposta del Movimento 5 Stelle è stata accolta. Un'altra proposta che abbiamo fatto in sede di discussione in commissione è quella che riguarda l'adeguamento Istat. Introducendo il metodo contributivo, il vitalizio così ricalcolato verrà riadeguato di anno in anno all'Istat, così come avviene per le pensioni di tutti i cittadini. Sappiamo che le pensioni, la rivalutazione delle pensioni dei cittadini negli scorsi anni è stata congelata per i tagli dovuti alle crisi, da quest'anno viene sbloccata con un sistema di equità che va a penalizzare leggerissimamente gli importi più alti. Riteniamo che anche questo concetto di equità, cioè di comparare il trattamento degli ex consiglieri a quanto vengono trattati i cittadini, si dovesse applicare. Quindi abbiamo inserito in commissione il fatto che l'adeguamento Istat avvenga come avviene per tutti i lavoratori. Quindi se per caso per alcuni periodi l'adeguamento Istat dovesse ancora venire congelato, si spera ovviamente di no, per come è successo nelle scorse legislature ai cittadini, sia corretto che venga applicato anche ai vitalizi. In questo modo vengono applicate appunto le clausole di solidarietà per i vitalizi troppo alti. Infine, la parte più critica, secondo noi, che in parte rimane, era quella dovuta al divieto di cumulo. Secondo noi una conquista della legge precedente che avevano la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana. La proposta portata avanti dai consiglieri del PD era quello di cancellare tout court il divieto di cumulo. Ovviamente non si poteva lasciare così com'era il divieto di cumulo, perché appunto andando a ritoccare in maniera contributiva dal punto di vista legale più difficile da sostenere, però visto che il calcolo contributivo, come già accennato da consigliere Pruccoli, contiene comunque delle clausole di salvaguardia e un trattamento in qualche modo vantaggioso, noi ritenevamo e riteniamo che anche in questo caso il cumulo andasse in qualche modo tenuto in conto. La nostra proposta che abbiamo fatto in commissione era quella di introdurre un tetto di ragionevolezza. Per noi il tetto di ragionevolezza era quello che il cumulo dei vitalizi percepiti non superasse l'indennità del consigliere in carica. Noi abbiamo deciso che il consigliere in carica debba avere un'indennità massima, ci sembrava corretto che il cumulo non superasse quell'indennità, visto che noi la percepiamo comunque svolgendo ancora un servizio.
questa impostazione non è stata recepita da parte della maggioranza, comunque il concetto, e su questo ne conveniamo, è stato recepito e in qualche modo si vanno ad attenuare i vantaggi delle clausole di salvaguardia e si vanno ad attenuare in maniera equilibrata su tutti, anche su chi percepirebbe comunque un vitalizio ancora troppo alto. Quindi questo accoglimento non ci soddisfa in pieno, ma riteniamo che, come è successo nel 2017, non tutto riusciamo ad ottenere, ma le basi e i concetti principali io ritengo che ci siano. Infine, una piccola nota di soddisfazione. Io finalmente sento anche di avere contribuito in parte alla missione Affidateci, affidata al Movimento 5 Stelle, come consiglieri regionali e anche ai colleghi parlamentari, perché oggi, anche oggi, il PD voterà per l'abrogazione di alcune furbate che questa regione si definisca virtuosa, e in effetti rispetto ad altre regioni abbiamo degli aspetti di virtuosità. Comunque le maggioranze PD delle precedenti legislature queste vantaggi avevano garantito a se stessi, e in particolare mi riferisco ai codicilli inseriti in una legge di bilancio che congelava l'importo dei vitalizi al 2005, mentre le indennità dei consiglieri regionali cominciavano a calare, si decise appunto di congelare il calo dei vitalizi e mantenerli costanti. Quindi dal 2005 ad oggi i vitalizi non calarono, mentre calavano le indennità dei consiglieri regionali, questo nascosto in un codicillo di una legge di bilancio, il codicillo che addirittura permetteva un aumento fino al massimo del 7,5%. Abolito con queste abrogazioni che tutti oggi voteremo, abolito quel codicillo, decade anche una famosa delibera dell'Ufficio di Presidenza, fra l'altro firmata dal segretario Richetti, che intanto in questi anni faceva battaglie contro i vitalizi, che con un'interpretazione farlocca aumentava del 2,5% i vitalizi. Finalmente, con le abrogazioni di oggi, quell'ingiustizia decade, e quindi io penso che la soddisfazione anche per l'abrogazione di quelle furbate che oggi vengono spazzate via debba essere riconosciuta. Soddisfazione anche appunto perché finalmente il metodo contributivo viene riconosciuto come metodo adeguato. Non condivido la preoccupazione del consigliere Pruccoli per i ricorsi, perché io penso che quando si va ad adeguare un sistema e a riportarlo in equilibrio rispetto all'equità rispetto ai cittadini, questo principio conta e non deve cedere di fronte al ricatto dei ricorsi. Per quanto riguarda la prudenza ci può stare, ma non sicuramente riguardo a tutti i risparmi che vanno ottenuti. Risparmi, ricordo, che per tutto l'ammontare di tutte le regioni e ad ogni legislatura ammonteranno a circa 150 milioni di euro, e questo è un risultato che finalmente, grazie al Movimento 5 Stelle e al Governo, riusciamo a portare a casa. Per noi oggi si segna una tappa importante sul percorso di riavvicinamento della politica ai cittadini, eliminando dei privilegi che riteniamo e ritenevamo ingiusti. Ovviamente questo va fatto in un contesto di ragionevolezza, e riteniamo che il contesto di ragionevolezza sia stato mantenuto, e ci siamo fatti carico di rimettere in qualche modo, visto che sono passati anni di ingiustizia rispetto a questo tema, di inequità rispetto ai cittadini normali, in cui chi faceva politica si è attribuito degli ingiusti privilegi, in qualche modo cancellare completamente questi anni di privilegi ingiusti e cancellarlo definitivamente per il futuro non è possibile, proprio perché appunto ci si andava a scontrare col tema dei diritti acquisiti, che in qualche modo però vengono trattati, e si trattava di rimettere il dentifricio nel tubetto. In qualche modo noi penso che con questo percorso che abbiamo avviato a livello regionale e a livello nazionale come Movimento 5 Stelle, riteniamo che un po' alla volta questi privilegi li stiamo abbattendo e stiamo riportando la normalità e l'equità. Mi dispiace
dell'intervento di Fratelli d'Italia, che in qualche modo ha un atteggiamento di equità rispetto ai cittadini, invece oggi decide di lavarsene le mani, probabilmente perché ha qualcuno da garantire o qualcuno che si lamenta per il fatto che i vecchi privilegi vengono aboliti e quindi decide di non partecipare al voto. Mi dispiace anche che la Lega si astenga, finora si è astenuta sull'articolato e non ha mai partecipato al dibattito, perché penso che anche questo è un aspetto che è nel contratto di governo, è un impegno che è stato messo in quel contratto e che noi ci siamo presi l'onore e l'onere di portare avanti a livello nazionale e in tutte le regioni.